Cala il sipario sull'edizione 2022 di Olio Capitale, la manifestazione fieristica tenutasi dal 13 al 15 maggio a Trieste. Centinaia di produttori di olio extravergine di oliva provenienti da tutte le regioni olivicole italiane e dall'estero. 5.000 metri quadrati a disposizione, 170 produttori e tra questi la Calabria, improntata alla promozione dell'alta qualità. Olio Capitale è una manifestazione alla quale, ripeto, non poteva mancare la regione che ha la più alta produzione nazionale nel settore olivicolo insieme alla Puglia, che ha grande qualità nelle produzioni, che ha 160.000 ettari ulivetati, che ha un consorzio IGP per tutta la regione, che ha la DOP per alcune aree della nostra stessa regione, che ha oltre 70.000 ettari di superficie agricole olivetate biologiche che ci fanno diventare la terza regione più biologica d'Europa. Ecco, io credo che ci siano tutte le condizioni per puntare sul nostro olio, che deve essere il comparto guida della nostra agricoltura. La scelta di prendere parte a questo importante appuntamento, ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, si inquadra nell'ambito delle attività di promozione volute dalla Giunta regionale su impulso del presidente Roberto Occhiuto e punta a valorizzare un settore, quello dell'olivicoltura, che è fondamentale sia per l'identità sia per l'economia della nostra terra e sul quale intendiamo puntare per tutelarlo e valorizzarlo. Abbiamo finanziato i consorzi di tutela calabresi con una misura del PSR che è la misura 3.2, fra i consorzi di tutela anche il consorzio IGP di Calabria, per lavorare con milioni e milioni di euro per lavorare ad una misura per promuovere il prodotto agricolo, il prodotto agroalimentare e insieme a questo il prodotto territorio. L'uno deve trainare l'altro e viceversa. È importante consorziarsi attraverso il marchio IGP Olio di Calabria per la tutela e la valorizzazione di tutto quello che rappresenta in termini di cultura e territorio. IGP Olio Calabria deve diventare il nostro modello identitario, diciamo, di comunicazione. Quando si parla di olio in Calabria si deve parlare di olio calabrese legato all'IGP. La filiera dell'olio è fortemente legata al territorio, quindi la biodiversità olivicola, gli aspetti, diciamo, della produzione, la produzione olivicola è strettamente connessa alla storia, diciamo, che come dire, si riflette nella nostra regione, che è ricchissima, diciamo, di popolazione, di attraversamenti storici, e credo che questo sia un rafforzativo sulla qualità. Ripartendo dalle radici cogliamo le opportunità per il futuro attraverso ciò che questo immenso patrimonio può ancora offrire. Così il sindaco facente funzione della città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, presenta ad Olio Capitale. L'olio rappresenta per la Metro City un intreccio di storia, cultura e sviluppo sociale. Noi dobbiamo provare a raccontare meglio il nostro territorio, non soltanto raccontando le nostre eccellenze, ma provando, ecco, a dire che quel territorio può ricevere e può dare allo stesso tempo tanto. Lo facciamo in una location così importante come quella di Olio Capitale e lo facciamo, permettetemi di dirlo, anche in sinergia con gli altri enti, perché solo ed esclusivamente provando a lavorare in sinergia con le altre istituzioni possiamo lanciare un messaggio unico dal nostro territorio.